Con orgoglio vi presento, tramite questo filmato, la manifestazione di presentazione del mio libro, Le aberrazioni forensi, che si è tenuto a Reggio Calabria il 25 giugno presso il Consiglio regionale. Sì, buonasera. Io ho accettato con molto entusiasmo di partecipare alla presentazione del libro di Sandro Lopez, che conosco ormai da alcune decine di anni e con il quale, diciamo, ho avuto anche un rapporto di collaborazione, nel senso che lui è stato consulente tecnico in alcuni processi penali al tempo in cui io svolgevo le funzioni di giudice istruttore in questa città. Il libro è un libro molto tecnico, di spessore scientifico elevato, è un vero e proprio libro di medicina legale che condensa le esperienze professionali di Sandro Lopez nell'arco della sua vita professionale, che è lunga e intensa, ha fatto centinaia di perizie, di consulenze per conto di magistrati di tutta Italia, in particolare dell'Italia meridionale. E si è misurato con una serie di problemi molto complessi e molto delicati anche. Il libro sono rigorosamente documentate e scientificamente sperimentate. E questo fa piacere, insomma, sapere che anche, diciamo, la scienza balistica conosce un esponente calabrese di spessore. E d'altra parte, in una regione come la nostra, dove purtroppo le occasioni di intervento dei periti balistici sono piuttosto frequenti, è normale che si formi anche una professionalità qualificata come la sua. Alleviati proprio da pubblicazioni come queste, che ci consentono almeno di avere una base cognitiva, tecnico-scientifica in grado di darci una conoscenza dei problemi che sono oggi sul tappeto, tanto più che il libro è molto aggiornato dal punto di vista tecnico-scientifico e quindi ci consente di procedere in questo lavoro quotidiano che, ripeto, non è mai agevole, non è mai scontato una volta per tutte. Io quindi chiudo questo mio breve intervento introduttivo facendo ancora i complimenti a Sandro Lopez per il lavoro fatto, perché se vi renderete conto, anche sfogliando semplicemente il libro, che ha richiesto impegno, ricerca, applicazione e competenza in particolare, tutte le doti che egli ha dimostrato in questi anni, e vi faccio i miei migliori auguri. Per me è stato veramente un ritornare indietro in questi anni, negli anni nei quali ho svolto la professione, leggere il libro di Sandro Lopez. E perché dico questo? Dico questo perché ogni qualvolta ho affrontato un argomento mi sono ritrovato all'interno di un processo che abbiamo celebrato negli anni e entrando di nuovo in quel processo ho sempre, tutte le volte, mi sono reso conto che avessi avuto a disposizione questo libro avrei fatto in modo diverso qualcosa, avrei fatto qualche altra domanda a un testimone, a un perito che è stato esaminato davanti al giudice. Perché dico questo? La prova scientifica ormai ha preso il posto nei processi penali più delle volte della prova dichiarativa. La prova scientifica, nonostante le credenze popolari, e poi non dimentichiamo, e questo l'opera lo mette in risalto in maniera magistrale, che la scienza è evoluzione, non soltanto il diritto, per cui ciò che oggi sembra certo, domani diviene un qualcosa di confutato attraverso l'opera di falsificazione che discende dal metodo popperiano. E allora io che dico? Dico che allorquando noi negli anni scorsi ci siamo occupati della tematica dei residui dello sparo, ci siamo confrontati anche in casi emblematici, faccio riferimento ad esempio al caso di Marta Russo, con delle investigazioni, con delle indagini che hanno preso spunto dalla convinzione a quell'epoca che una particella binaria a bario antimonio fosse una particella diciamo indicativa,
dello sparo in modo univoco, in una particella univoca, convinzione che a distanza di qualche anno oggi è sconfessata totalmente, non viene più seguita come messo in evidenza, in risalto nell'opera. Dal 2006 ormai le particelle che non siano particelle ternali non sono più considerate particelle non più univoche, perché non esistono più particelle univoche, dice Sandro Lopez, il professor Lopez, ma che sono indicate come particelle indicative, a differenza di altre che sono indicate come particelle, particelle caratteristiche, a differenza di altre che sono indicate come particelle compatibili con lo sparo. Ecco, il pregio dell'opera è quello di non farsi, diciamo, appindolare da quelli che sono i fenomeni mediatici, ma andare all'aspetto tecnico professionale, all'aspetto concreto della vicenda tecnica. Ossia, noi abbiamo una indicazione di grande utilità per gli avvocati penalisti senza dover ricorrere agli aspetti suggestivi, mediatici, dei quali noi siamo influenzati o dai quali siamo influenzati quotidianamente. È vero che alcuni processi sono conclusi con sentenza d'assoluzione, il caso Meredith, perché? Perché in fase di sopralluogo vi era stata un'alterazione della scena del film, e questa la sentenza è andata a dire. Queste conclusioni diciamo, sono il frutto di un errore, dell'errore che gli avvocati possono mettere in evidenza conoscendo però la base, e la base è contenuta nelle regole che sono indicate e che deve seguire l'esperto, colui il quale interviene per primo sulla scena del crimine, regole che impediscono e impedirebbero dei falsi positivi, dei falsi negativi. Dico il mio intervento, penso appunto che opere del genere mancavano, diciamo, nell'ambito dei testi che sono a disposizione degli operatori. Grazie. Io potrei esimermi dall'intervenire perché, come ha fatto il procuratore Macri, ho scritto una, diciamo, breve introduzione al volume di Sandro Lopez, e quindi inviterei i presenti non tanto a leggere le nostre introduzioni quanto ad andare direttamente a verificare il lavoro di Sandro Lopez. Perché immaginare la prova scientifica come separata dall'operatore della prova scientifica, dal tecnico il quale introduce la prova scientifica, significa falsificare il problema. Già la filosofia della scienza avverte che il metodo scientifico, addirittura perlomeno la identità dell'operatore scientifico, determina una variazione del risultato dell'esperimento scientifico in contesti caratterizzati da un tasso di incertezza addirittura inferiore rispetto a quello che si potrebbe attendere da una prova balistica. Se oggi la scienza una certezza ha raggiunto, l'ha raggiunta nell'affermazione della incertezza del metodo scientifico. Quindi anche l'operatore è un fattore determinante nella determinazione del risultato della prova scientifica. Quindi se le cose stanno in questi termini, se pensare alle prove scientifiche come un qualche cosa che dia al giudice una certezza dinanzi alla quale nessuno può obiettare nulla, significa falsificare il problema, il vero punto della questione è l'operatore scientifico. Quindi una prova scientifica è una prova seria tutte le volte in cui sia introdotta da un operatore scientifico che sia seriamente formato e che, direi soprattutto, qui potrei aprire una parentesi, il nostro è uno strano paese, ovviamente per tante ragioni ognuno di noi ne potrebbe indicare alcune, ma certamente uno strano paese con riferimento alla formazione delle competenze, quando per esempio si sente parlare di una insuperabile, invincibile competenza tecnica, scientifica, culturale in genere di taluno, e ci si domanda, ma insomma, costui sì, ma che prove ha dato di se stesso? Ecco, un empirista, potremmo dire un inglese secondo un modello ricorrente, si domanderebbe, ma insomma, costui è competente nel settore della balistica, nel settore dell'economia, per esempio, ma per aver fatto cosa, per aver dato quale dimostrazione della sua competenza? E allora, tornando al punto dal quale eravamo partiti, la prova scientifica è una prova dotata di una certa, voglio dire, capacità persuasiva,
se introdotta da un operatore il quale si sia rigorosamente formato, ma direi il quale abbia dato prova della sua competenza scientifica. E allora, il libro di Sandro Lopez, in un paese che crede alle favole, sia consentita questa, diciamo, affermazione, dà invece conto empiricamente della sua reale competenza. Quindi il pregio di questo libro è di fare capire che per affermare la competenza di taluno bisogna darne anche le prove correlative. Quindi Sandro Lopez ci dà la prova attraverso una esperienza che dura 30 anni e che è fatta di fatti concreti, di perizie svolte nel corso dei processi, di perizie le quali poi sono esitate in sentenze che di quelle prove hanno fatto opportunamente uso, perché non basta scrivere una bella perizia nella sua apparenza esteriore, occorre anche scrivere una perizia che il giudice possa poi realmente utilizzare per un'affermazione di innocenza come di responsabilità. I due contrapposti risultati ovviamente si equivalgono in questa nostra astratta esposizione, di tal che si possa dire: bene, questo perito ha contribuito effettivamente a quell'accertamento della verità che noi definiamo come processuale, per evitare quelle, diciamo, erronee sovrapposizioni tra verità processuale e verità senza ogni altra qualificazione. Già il relativismo al quale noi siamo inevitabilmente costretti, a cagione non soltanto della incertezza scientifica ma anche della sua evoluzione, che magari tra 30 anni ci potrà consegnare un risultato diverso sulla base della disponibilità di metodologie diverse, ci avverte che noi possiamo dire che la certezza è sempre una certezza allo stato degli atti, ma per quanto allo stato degli atti irrinunciabile per un sistema che a un certo punto dovrà concludere la sua fase di accertamento. No, noi... E allora Sandro Lopez ci dà conto della sua capacità, della sua esperienza, del suo reale contributo alla celebrazione di processi, alla loro proficua celebrazione, in un contesto nel quale, ecco, un dato che non può mancare ad un serio e corretto accertamento scientifico, lui ci dà conto del metodo scientifico. Ecco, non c'è perizia che possa resistere ad un controllo che si opera nel contraddittorio, quindi nel contraddittorio che evidentemente è costituito da altri periti, perché se Lopez ha fatto il perito per conto della procura, ovvero della difesa, in quel determinato processo penale si sarà trovato contro, modo di dire ovviamente, si sarà trovato dall'altra parte della barricata un altro perito il quale nel contraddittorio, perlomeno seguendo le regole del codice del 1988, avrà cercato di confutare con successo maggiore o minore le conclusioni alle quali Sandro Lopez è arrivato. Allora questo libro ci dà conto non soltanto della serietà della formazione del perito, questo è il vero problema dei periti, insomma. Sì, si nomina periti dalla parte dei pubblici ministeri, dalla parte degli avvocati, ma qual è il reale tasso di competenza di questi signori ai quali si affida in un certo qual modo il risultato dell'intero processo? Quindi lui ci dà conto seriamente, concretamente, della sua capacità, ci dà conto di avere seguito un metodo scientifico, quindi un controllo che non è radicato soltanto sulla, diciamo, durata del suo impegno scientifico, sulla quantità delle vicende che ha contribuito a risolvere, ma soprattutto sulla, diciamo, adesione della sua opera ad un metodo scientifico che ne consente la verificabilità, diciamo, nell'ambito di quel principio del contraddittorio che vuole che la prova per l'appunto si formi in un contesto nel quale le prove tutte, ma particolarmente, se mi è consentito questo specifico riferimento alle prove scientifiche, sono oggetto di una empirica verifica. E allora, se questo Lopez ha fatto, io credo, per come certamente ha fatto, che lui abbia dato un contributo serio ad una scienza, quella balistica, che io credo si dovrebbe confrontare sempre di più. Ecco, il pregio del libro è anche quello di smuovere in un certo senso un dibattito che sembrava sfittico, insomma, di libri come quello di Sandro Lopez in un settore come quello della balistica, che sul territorio nazionale è sostanzialmente deciso ovviamente tra molte virgolette da un gruppo limitato di consulenti
consulenti balistici, insomma quelli bravi sono davvero pochi. Ulteriori premesse alla presentazione del libro di Sandro Lopez, appunto vi permetto di dire che noi siamo stati davvero felici di presentare questo libro, perché per l'appunto esso costituisce effettivamente un passo in avanti, un punto fermo nella progressione di una scienza, quella della balistica, altrimenti, devo dire la verità, troppo autoreferenziale e troppo caratterizzata da affermazioni che potrebbero, diciamo, in un certo senso richiamare quella brutta frase latina, ipse dixit, di tal che la conclusione è sostanzialmente conosciuta ma poi scarsamente verificata. Grazie. Che cos'è che unisce la scienza al processo penale? È proprio la consulenza, è proprio la perizia. Parlo in generale, la perizia forense. Ed è così importante questo, in quanto è la prova, e per dimostrarlo oggettivamente che esso sia la prova, bisogna che il consulente, l'esperto, si attenga a dei termini e a delle linee che sono, come dire, programmate e organizzate dagli scienziati forensi riuniti due volte all'anno, qualche volta in Inghilterra, qualche volta in America, dove ci sono le agenzie investigative più importanti, quali i FBI, i carabinieri, la polizia inglese, cioè tutti, compresi gli israeliani, che in questa materia sono molto importanti. Quindi questi formano quelle che sono le linee guida che sono che debbono, poi tutti i nomi, tutte le persone che lavorano in questo campo debbono attenersi. Poco fa, infatti, l'avvocato parlava, per farvi capire, che 15 anni fa, due particelle che individuano l'utilizzo dell'arma da fuoco erano più che sufficienti. Oggi non è così, ce ne vuole un certo numero, è tutto complesso, è molto più complesso. Non è che lo dico io mi attengo alla scienza. Io parlo sempre con quegli argomenti tecnici da cui dipendo, perché per essere attendibili in aula, se no 30 anni in questa città non si cambierebbe, è evidente, si attiene a quelli che sono i protocolli. E i protocolli sono la cosa più importante che possa esistere e per rendere attendibile una consulenza. Bene, detto questo, che abbiamo perlomeno, spero di aver fatto capire che cos'è, che cosa unisce la scienza al processo penale, andiamo un attimino a scorrere questo mio libro, che effettivamente è dal 1981-82 che inizia. Perché? Forse perché ero un ragazzo di lancio, non lo so, ma notavo che effettivamente c'erano dei problemi tecnici. Questi problemi tecnici quali erano? Che notavo che più armi venivano utilizzati spesso, e benché allora, perché stiamo parlando di 30 anni fa, i killer o gli armieri di quella costa utilizzavano, cercavano di modificare queste armi in tutte le varie tipologie, di fatto poi notavo che c'era sempre un qualcosa che legava più omicidi a quell'arma. Da qui nasce la banca dati, e per carità non è che voglio fare la prima donna perché non è proprio nel mio stile, però Reggio Calabria ha una banca dati che ormai ha 30 anni. Se vogliamo sapere se l'arma di Ligano, una delle armi utilizzate per l'omicidio Ligano, giusto per non fare altri nomi, era stata utilizzata in altre mente del mondo, solo la mia banca, solo lo strumento che io ho creato può essere utilizzato, in quanto poi per rivedere giustamente in un'unica soluzione di una banca dati generale tra polizia e carabinieri, questo risale a 5-6 anni fa, che si è data forza, compreso io, da tanti i miei buoni auspici affinché diventasse un qualcosa di tecnico a disposizione della magistratura. Bene, detto questo, il libro è molto semplice, non è il solito libro, non parliamo di balistica nel vero senso della parola, che cos'è un'arma, che cos'è un'arma, è rivolta a magistrati, avvocati, altri colleghi, però ne sentivo la necessità. Da che cosa nasce, Enzo? Un fatto è proprio i discorsi nelle aule
che sentivo delle idee da parte dei consulenti di parte o da parte di altri periti che, come dire, sottolineavano il loro pensiero con forme tecniche, a che mi chiesi se effettivamente quel modo di affermare quella loro tecnicità potesse essere dettata da fatti oggettivi o invece erano affermazioni che lasciavano il loro tempo. E le affermazioni sono 5, quindi ho seguito un itinerario su delle affermazioni che troverete proprio nella prefazione, nella nota dell'autore. Oltre a questo, tutto il lavoro si divide in 4 fasi. Nella prima c'è la balistica forense, dove questa balistica forense è gestita da queste 5 affermazioni. Quindi vi è l'interpretazione del sopralluogo. È successo che un ragazzo è giunto a morte laddove probabilmente aveva utilizzato male un'arma. Il medico legale, giunto sul posto, ebbe a fare una manovra sciocca, insensata, facendo, come dire, facendo aderire, in modo, anche perché c'era del materiale magico, sulla faccia opposta del materiale